Benvenuti a Kronos, appunti da un libro. Oggi parliamo di un romanzo bellissimo, eccolo qua, si intitola I delitti del dragone, di Frilli Editori, e scritto da Maurizio Blini. Ciao Maurizio! Ciao, ciao carissima, ciao! Eccoti, oggi parliamo di te. Dunque, Maurizio... Sì. Blini, laureato in scienze dell'investigazione, per 30 anni e forse passa, è stato investigatore della Polizia di Stato, quindi è un uomo che conosce davvero nel profondo quelle che sono le indagini, la realtà su cui si indaga e non solo, anche ciò, e verrà fuori dal suo romanzo, ciò che sta al di sotto delle realtà apparenti, quindi un bel bagaglio di esperienza che lui traduce nei suoi libri, che sono dei romanzi gialli. Ha scritto tantissimo, tantissimi racconti inseriti in antologie, tantissimi romanzi. Questa, tra l'altro, è una serie. Maurizio, una bellissima copertina, tra l'altro. Titolo e copertina, no? I delitti del dragone, ci sono questi due dragoni tutti colorati col fuoco che esce dalla bocca, che ci danno già, almeno a me hanno dato subito l'idea di dove, quale ambiente si svolge l'indagine, no? Mi davano un po' l'idea del carnevale cinese, quindi del Capodanno cinese. E poi però nella tua indagine c'è un'altra situazione molto piemontese, molto torinese, direi, è l'altro piano dell'indagine. Parlaci un po' di questa indagine, senza spoilerare ovviamente, ma insomma, delle due situazioni che poi i protagonisti di cui parleremo vanno a indagare. Ma guarda, in realtà, sai, tutto nasce sempre da un'idea, no? Da un'idea che in qualche modo sopraggiunge spesso quando meno te l'aspetti, quindi mentre corri, mentre ti fai la doccia, mentre cucini, no? E mi è successo veramente così, in modo casuale, di veder tornare a galla dei ricordi di una vecchia indagine, tra l'altro indagini che aveva coinvolto anche Milano, non solo Torino, insomma, con una serie di cittadini cinesi, insomma. Mi ero affacciato in un mondo che non conoscevo affatto, affascinante per certi versi, ma veramente enigmatico sotto altri. E questi ricordi hanno fatto sì che, in qualche modo, uniti a una buona dose di fantasia, sortissero i delitti del dragone, insomma, in un romanzo, in una storia da raccontare in qualche modo, ecco, come ripeto spesso avviene. Pertanto un mix interessante, secondo me, di cronaca vera e nera e fantasia, insomma. Ma come le intrecci tu questa realtà e questa fantasia? Perché si intuisce che tu questa realtà l'abbia davvero vissuta, no? Tu l'indagine la conosci e la scrivi bene e poi ci metti ovviamente della fantasia. Come le intrecci? Con quale procedimento mentale? Ah, ma è una cosa che mi viene assolutamente naturale, insomma. Non c'è né un metodo né un percorso particolare. Come dice Vasco Rossi, le canzoni le scrivo di getto dall'inizio alla fine e vanno come un fiume in piena, senza argini e senza dighe a frapporsi alla sua impetuosità. Pertanto, nel momento in cui io ho un'idea, una storia da raccontare, a differenza di non dico tutti, ma di moltissimi miei colleghi che hanno invece adottano il metodo, no, dello scrivere tutti i giorni. Tu sei un estemporaneo. No, assolutamente. Io parto con questo entusiasmo anche e scrivo magari 50 cartelle in un giorno, no? Poi magari mi fermo. Sei uno scrittore seriale. Sì, sei. Ma poi magari mi fermo.
per un mese, perché sono pigro, perché non ho voglia, perché vado a suonare la tromba, perché mi piace cucinare e fare altro. Poi dopo un mese, magari mentre sono sotto la doccia, mi torna in mente una nuova idea e torno a scrivere e scrivo nuovamente 50, 70 cartelle, veramente come un fiume in piena. Io sono fatto così. Sei un Difatti ci fiume, metto. sei un uomo così, sei un uomo così. Ma Impetuoso. scusa, impetuoso, lo si capisce anche da come scrivi, una bella scrittura, secca e impetuosa, hai ragione tu. Ma tu, quindi, questa indagine è svolta un po' tra la cittadinanza cinese, la comunità Sì. cinese, e poi c'è qualcos'altro di molto, oserei dire, torinese. Cioè, perché andiamo a Valsusa, no? Andiamo alla Sì, TAV, andiamo ai cantieri della TAV. io normalmente in ogni romanzo affianco due storie, due percorsi che solitamente poi si intersecano, si intrecciano, insomma, come serpenti in amore. Spesso nel finale si hanno questi colpi di scena, no? E la seconda storia, che come in una coppia anche comica, se mi consenti, c'è sempre chi fa la spalla, no? La storia B, chiamiamola così, è ambientata in Val di Susa, a Chiomonte, in un cantiere della TAV. Ho affrontato questo tema in punta di piedi, con rispetto, perché insomma sai benissimo che è un terreno minato, ma ho voluto inserirlo proprio per questo motivo, perché continuiamo a parlarne da ormai decenni. E nel settore del movimento terra, di tutti i grandi cantieri, tutte le grandi opere pubblico-private, si insinua, spesso la grande criminalità organizzata. Pertanto ho voluto affrontare anche questo tipo di, E fenomeno. la tua esperienza personale te lo permette, insomma, ti permette di approfondire questi temi, anche di trattarli in questo tuo modo soft, anche se vuoi, in alcuni Sì. punti. Ma queste indagini, quindi c'è un po' una doppia indagine, c'è un bellissimo intreccio, è svolta dai tuoi due protagonisti, i personaggi, no? Che sono due amici, direi, due professionisti. Un po', come dire, legati da una loro etica, una bella etica, sia umana che professionale. E descriviceli un po' questi due amici, Meucci e Vivaci. Questi due personaggi mi accompagnano ormai da 15 anni. Tu pensa che all'inizio di tutta questa serie, Vivaldi era il capo dell'omicidio a Torino e Meucci era un ispettore. Li ho fatti invecchiare con me. Avanzare di grado, sono successe tante cose nelle loro vite. Vivaldi poi si è licenziato dalla polizia, è diventato un investigatore privato, e Meucci oggi era capo della squadra mobile, insomma. Quindi sono invecchiati, si sono trasformati. Sono due personaggi che sono un pochino le due facce della stessa medaglia. Sono complementari, sono speculari, sono soprattutto amici. E appartengono, sotto l'aspetto proprio generazionale, a una polizia che probabilmente esiste sempre meno, cioè insomma quelli che io considero vecchia maniera, insomma, no? Un vecchio modo di intendere le cose, no? E che però è in qualche modo superata, da questo modernismo che corre ribelle a tutta velocità. Due Sono un po' vintage, personaggi. sono due, no? Personaggi un po' Se vogliamo, vintage. sì, assolutamente sì. In realtà, non sono malinconici, ma sono romantici idealisti. Ecco, in questo sono probabilmente un pochino all'antica, ecco, perché anche nel mondo dell'investigazione, tutto è cambiato, a partire proprio dagli strumenti che si hanno oggi e che non si avevano ieri. Mi riferisco in particolare alla tecnologia per l'investigazione, no? E allora tutte le persone che hanno in qualche modo percorso decenni,
passando da una polizia ormai arcaica, ma se tu ci pensi, ci pensiamo un pochino tutti quanti, per esempio Maigret, no? Che erano quelli semplici dell'informatore, della prostituta, del chiacchiericcio, no? Dell'intuito poliziesco, proprio vecchia maniera, oggi sono soppiantati da DNA, luminol, e una serie di È microspie, una vero? serie di droni, e una serie infinita di tecnologie per l'investigazione che ha Sì. cambiato lo svolgimento proprio dell'indagine. Mentre i tuoi personaggi sono ancora molto legati, diciamo, un po' al loro passato, però ottengono i loro risultati. E voglio leggerti, Maurizio, una recensione che è apparsa su di te, su questo libro sulla stampa, molto molto bella, lo leggo anche agli ascoltatori. Leggere Maurizio Blini è come osservare gli scorci di un paesaggio dal finestrino di un treno. Scorre la quotidianità con i suoi intimi misteri. Bellissima. Quindi qual è questa quotidianità e che ruolo ha Torino? Perché Torino è la tua quotidianità. Torino è la mia quotidianità, io sono nato a Torino, sono di Torino, anche se ho lavorato molto tempo anche fuori da questa città, ci vivo tuttora. Torino ha un'importanza rilevante in tutti i miei lavori, è quasi una coprotagonista in qualche modo, no? Di Vivaldi e di Meucci e dei tanti colleghi che in qualche modo racconto e descrivo nelle varie storie. Torino ha un qualche cosa di magico, secondo me, ma poi è una questione soggettiva, ogni scrittore parlerà bene della propria città, ovviamente, no? E troverà delle risorse, non so, io penso che Torino, innanzitutto, è una città fluviale, e le città fluviali mi hanno sempre affascinato in modo particolare. È una città piena di contraddizioni e io È cerco anche la di. città del mistero, se vogliamo, Ebbene, la un po' città esoterica. dell'esoterismo in particolare. Io ho affrontato il fenomeno dell'esoterismo proprio in un romanzo che era Unico indizio, un anello di Giada, in cui affronto proprio questo fenomeno, parlando anche di un certo Gustavo Roll, che all'epoca, cioè all'epoca, tutt'oggi ancora un personaggio assolutamente importante e rilevante nella storia di Torino. E poi ha anche un aspetto che è legato alle contraddizioni di tutte le grandi città, tra centro e periferie, no? Queste fratture, no? Che si vanno sempre più allargando. E allora a me piace infilarmi proprio in queste contraddizioni, in questi angoli bui, senza riflettori, dove le nuove criminalità, che sono legate anche alle nuove etnie, alle nuove immigrazioni, hanno fatto, voglio dire, la loro comparsa ormai da anni, insomma, specializzandosi addirittura in alcuni delitti. Eh sì, e in queste ambientazioni, diciamo, operano appunto Meucci e Vivaldi nei loro ruoli di professionisti e di amici. Ma loro, tu hai già scritto di loro, ormai è una serie Meucci e Vivaldi. Che Con cosa hai Meucci, scritto prima di penso a 12 loro? o 13 libri, 12 o 13 romanzi con Appunto, Meucci, diciamo gli sì. ultimi in modo che ci si possa Allora, documentare su di loro. le bugie della notte, la strategia del Del coniglio, la coniglio. ragazza di Lucento, sono tantissimi, sono, ripeto, 12 o 13, c'era l'uomo delle lucertole. Sì, Il tantissimi purificatore, sono quindi. veramente tanti, sono veramente Quindi hanno tanti, sì. fatto un bel percorso e una strada insieme. Arriviamo ai nostri delitti del dragone. E che succede di loro? Li riproponi? Li metti in pensione? Che fai? Beh, innanzitutto, come dicevo poc'anzi, la loro età è ormai al limite, cioè uno. Vivaldi è già fuori dalla polizia, ma fa l'investigatore, il consulente, insomma. Mentre Meucci è quasi al limite della pensione, quindi siamo anche in un periodo di bilanci, un po' per tutti quanti.
e i bilanci sono spesso severi, a volte ingiusti persino, però prima o poi tutti quanti arriviamo al dunque, no? C'è una bellissima domanda che mi ha fatto proprio un giornalista della stampa recentemente, ha detto, c'è più malinconia nei tuoi romanzi o nostalgia? E io ho detto, beh, nostalgia no, perché significherebbe dover tornare indietro con la testa che ho oggi, che i Meucci e i Vivaldi hanno oggi, e tornare indietro significherebbe allora fare scelte diverse. Se invece si torna No. con la stessa età, si fanno le stesse scelte, gli stessi errori. C'è invece una grande malinconia perché comunque voltandosi indietro si nota quanto tempo è passato, quante cose sono cambiate, cosa si è riusciti a fare, cosa non si è riusciti a fare, e poi guardandosi davanti si vede che il tratto di vita è decisamente più breve. C'è quel bellissimo, non mi ricordo il titolo, quel film di Nanni Moretti, in cui mostra una fettuccina, un metro, no, e chiede all'amico: tu quanti anni hai? 60, e strappa, no, il metro. E rimangono, quanto pensi di vivere? 80, track. E allora rimane una fettuccina proprio piccolina di 20 Piccolina, centimetri, che piccolina. in realtà però dà proprio il senso, no, di quanto poi sia quello che racconto, di quanto ci sia dietro, di quanto ci sia davanti. Sempre interessante ascoltarti, Maurizio, e non ci vuoi svelare le prossime mosse, cioè noi continuiamo a essere Le prossime innamorati di mosse. Meucci e Vivaldi e Non tu le so non ci nemmeno io, dici niente. Ah, Carla, beh, non le so allora nemmeno io. rimaniamo signori nel mistero. Intanto godiamoci i delitti del dragone di Tidafrilli e scritti da Maurizio Blini, perché ne vale veramente, veramente la pena, perché lui ha un'esperienza vera di queste indagini, di questa realtà, e questo dai suoi libri viene fuori e ci piace molto. Maurizio, al prossimo libro Grazie. dunque. Ti salutiamo e grazie mille. Grazie, grazie a tutti voi, grazie a te Carla, sei stata molto gentile e buona lettura a questo punto. Assolutamente per tutti con i delitti del dragone. E noi di Cronos vi diamo appuntamento al prossimo libro.